Grazie Presidente. Per la prima volta nella storia economica mondiale sono le aziende che per capitalizzazione hanno la conoscenza come principale fattore di produzione che sono in testa a tutte le classifiche di redditività di produzione. Basti pensare che Samsung e Apple insieme fatturano 330 miliardi di euro l'anno. Sono quindi soggetti di straordinario potere economico ed è per questo, a livello globale come a livello locale, è fondamentale trovare la giusta dimensione concorrenziale tra i soggetti economici e soprattutto dare a loro la giusta dimensione di public service, di servizio pubblico, perché oggi chi opera in questo settore, nel settore della conoscenza, fa servizio pubblico, è soggetto di servizio pubblico. Siamo nell'età del contesto di una ormai della fine di questa terza rivoluzione industriale, quella delle bio, delle nanotecnologie, quella della società dell'informazione. Basti pensare che sono 3 miliardi coloro che a livello globale possono accedere alla rete e che la nazione Facebook è la seconda al mondo, solo dopo la Cina. Sappiamo tutti benissimo. Qui ormai è una stanca liturgia. Sappiamo tutti bene che la rete condiziona e genera l'economia, dinamiche di tipo sociale, di tipo culturale, anche di tipo politico, e che ha un peso fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo economico di un paese. Non a caso in Italia conta per il 2,5% del prodotto interno lordo, mentre nel Regno Unito conta per il 7%. Quindi, mentre in altri paesi si lavora al web 3.0, mentre si parla e si realizza l'internet delle cose, ovvero l'interconnessione di cose, persone, servizi, noi siamo ancora al palo. Mentre Google fa un accordo con Luxottica per i nuovi device, noi paghiamo lo scotto di un mancato sviluppo. Mancato sviluppo che, questa è una stima Agicom, pesa per l'1,5% del prodotto interno lordo. Sappiamo benissimo che ogni due lavoratori che vengono espulsi da un mercato obsoleto, internet ne può portare 5 nuovi. E il motivo, uno dei motivi della nostra perdita, del nostro differenziale di competitività a livello globale, sta proprio in questo, nella incapacità di riuscire ad acquisire quei 5 nuovi posti di lavoro che la società delle comunicazioni, la nuova economia digitale potrebbe dare al nostro paese, ma che concediamo, che regaliamo ad altri a causa della nostra carenza infrastrutturale. Carenza infrastrutturale che sta nei dati. La rete fissa, lo sappiamo benissimo, è al di là degli abbonamenti che sono abbondantemente al di sotto della media europea, è assolutamente inadeguata ed è lenta e chiunque opera nel settore testimonia il fatto che ormai siamo prossimi al collasso. Ma i dati stessi, basti guardare la ricerca che è stata fatta dalla Fondazione Bordoni, nei collegamenti ADSL 20 megabit solo il 10%
degli utenti raggiunge i 10 mega, il 30% 7 mega e tutti gli altri stanno sotto i 7 mega. Quindi è un dato che la dice lunga sulla inadeguatezza della nostra infrastruttura. Perché? Perché si fanno solo ed esclusivamente interventi marginali e nessun intervento di architettura, nessun intervento strutturale. In Italia questo è ancora più evidente perché stride la differenza tra la realtà del fisso e quella del mobile, che è stata questa sì sottoposta agli effetti benefici della concorrenza, del libero mercato, e ha garantito migliori livelli di servizio e le tariffe tra le migliori in Europa e nel mondo. Ma anche qui la promessa LTE e quindi le connessioni ultraveloci dal mobile saranno possibili se e soltanto se ci sarà un adeguamento della rete fissa, altrimenti quelle rimarranno solo delle promesse, rimarranno solo una chimera. Mentre in altri paesi, io poi, così, visto che ormai della questione dell'agenda digitale, della preistorica arretratezza del nostro paese, ne abbiamo parlato più e più volte, sono andato anche a rivedermi ciò che nel 1993 era al centro del dibattito negli Stati Uniti. Si parlava, era l'amministrazione Clinton, si parlava della Electronic Highway, si progettava quello che poi è stata l'architettura fondamentale su cui gli Stati Uniti hanno creato la loro rivoluzione digitale. Sono state lì gettate le basi per creare quello che è diventato il fenomeno industriale poi del terzo millennio. Ed è stato fatto come? Ed è stato fatto nello stesso modo in cui noi stiamo proponendolo, e l'abbiamo già fatto anche nelle scorse legislature, ovvero mettendo intorno al tavolo e soprattutto mettendo tutti in simbiosi in una società per creare una rete che sia neutrale, che sia accessibile, che sia la rete di tutti, che corrisponda a quello che è il servizio pubblico. Ovviamente in passato, lo sappiamo benissimo, qui entrano in gioco quelle che sono le resistenze di monopoli e di interessi che in passato hanno coinciso e che purtroppo registro continuano a coincidere, visto poi i pareri espressi dal governo alle nostre mozioni che chiedono la separazione della rete. Noi abbiamo chiesto lo scorporo della rete fissa dai servizi, proprio per garantire la libertà di concorrenza, e abbiamo chiesto al governo di esercitare quelle che sono le sue prerogative, i suoi diritti, e in questo caso anche il dovere nei confronti dei cittadini, in materia di assetti societari per quelle che sono le attività strategiche, perché questa è un'attività strategica. Questo è un punto nodale attraverso il quale ruota lo sviluppo del paese, lo sviluppo dell'economia del paese sicuramente, ma non solo, anche quello sociale, culturale e politico. E da questo punto di vista quindi prendiamo atto delle proposte fatte dal governo, ovviamente all'interno della nostra mozione chiedevamo altri punti che in questo caso invece sono stati accettati, quindi accettiamo noi a nostra volta le proposte fatte dal governo, sapendo e ben sapendo che voteremo comunque la mozione dei colleghi del 5 Stelle, che per quanto riguarda il punto della separazione per lo scorporo della rete ci vede assolutamente d'accordo, e sulla quale noi non arretreremo di un millimetro, perché siamo convinti, e i fatti di cronaca economica di queste ore lo dimostrano. Telecom non ha alcuna intenzione di
fare quello che dovrebbe fare una compagnia che ha una posizione di dominio, un incumbent così forte nel settore del fisso. E l'acquisizione o la paventata acquisizione di MetroWeb, noi abbiamo chiesto all'antitrust di intervenire immediatamente, la dice lunga sulle scarse intenzioni di sviluppo della rete fissa. Ed è per questo che noi qua ribadiamo fortemente e con convinzione la nostra determinata volontà di arrivare a questo scorporo, perché è il vero principale ostacolo allo sviluppo della banda larga e ultralarga nel nostro paese. Quindi accolgo la richiesta di riformulazione del governo e voteremo ovviamente a favore di tutte quelle mozioni che chiederanno lo scorporo della rete. Grazie.